appuntamento di conversazioni sul futuro, che è questa rassegna che anticipa e si svolge attorno al TEDx di Lecce. Io sono Ludovico Fontano, sono un giornalista, scrivo tra le altre cose per Corriere Innovazione, che sarebbe un inserto del Corriere della Sera. E oggi di cosa parliamo? Parliamo del primo personal computer della storia, che è questo, questo computer, questo calcolatore del 65. Abbiamo Gassone Garziera, che ha lavorato alla costruzione, all'ideazione del primo personal computer della storia. Parleremo anche di Adriano Olivetti, a cui è intitolata questa scuola. E, allora, procediamo così. Nella prima parte parliamo di Adriano Olivetti fino diciamo alla sua morte nel 1960. Nella seconda parte parlerà Gassone Garziera, che vi racconterà come hanno costruito questa macchina, come hanno battuto la concorrenza degli americani, e questa è una storia incredibile. Poi ve la racconterà, è una storia anche che diciamo, ci rende anche particolarmente orgogliosi come italiani. Adesso invece cominciamo parlando di Olivetti con la professoressa Amato, che farà un racconto quindi fino al 1960. Diretto, quindi rispetto all'esperienza di Garziera, insomma, siamo un po'. Ora poi anche vedremo se quello che noi abbiamo, che conosciamo, che sappiamo di Adriano Olivetti, naturalmente, corrisponde alla realtà. Io avevo, con Adriano Olivetti lo conosciamo tutti, intanto avevo delineato un profilo come imprenditore. E la nostra scuola è intestata da Adriano Olivetti e non sono state moltissime le occasioni in cui abbiamo avuto la possibilità di delineare la figura di Adriano Olivetti, di questo grandissimo innovatore imprenditore, a cui appunto la nostra scuola non è intestata casualmente. Quando è stata intestata questa scuola da Adriano Olivetti, quindi siamo alla fine, i primi anni 90, ci siamo messi, un gruppo di noi, a studiare la figura di Adriano Olivetti, che non conoscevamo, quindi a leggere anche i suoi scritti. E la cosa che risalta subito è che è veramente giusto intestare una scuola a lui, come dicevo anche oggi stamattina ai miei studenti, perché lui è veramente la sintesi, la riconciliazione fra il mondo del fare, fra il mondo dell'impresa e il mondo della cultura. E quindi è proprio giusto che una scuola, che è una sede di formazione, e abbia il suo nome, proprio perché soprattutto una scuola come questa, no? Una scuola tecnica, una scuola che quindi ha come finalità proprio istituzionale quella di riconciliare due ambiti del sapere, il sapere tecnico e il sapere umanistico. Queste cose le abbiamo scritte nei nostri PEI, nei nostri POF, nei nostri PTOF in tutti questi anni, proprio perché crediamo in questo spirito ispiratore di Adriano Olivetti. E speriamo naturalmente che ispiri la nostra scuola e la nostra attività. E, uno sguardo veloce, forse più per i ragazzi che sono qua che non per gli adulti che conoscono Adriano Olivetti, è stato un grande imprenditore, poi ce ne parlerà appunto, ma l'innovazione, perché è stato un innovatore, è stato cioè una persona capace di ripensare e di adattare continuamente la sua impresa nell'organizzazione, nella produzione, ai cambiamenti del mercato. E, dal punto di vista imprenditoriale ha investito moltissimo in ricerca e sviluppo, perché i suoi prodotti avevano una tecnologia altissima, vero? E quindi credeva soprattutto in due cose. Lui credeva nella scienza, perché era un chimico industriale, oltre che naturalmente un uomo di cultura, quindi credeva fortemente sia nella forza della scienza che nella forza, diciamo, dell'umanesimo, aveva questa grande carica spirituale. Li mette insieme, quindi investimenti fortissimi in ricerca e sviluppo, perché
riteneva che questa fosse la strada per far avanzare l'impresa. E anche nella formazione dei suoi dipendenti. Naturalmente, ora vedremo quali sono tutte le caratteristiche, diciamo, se velocemente, non voglio rubare troppo tempo, a chi ci può parlare invece dal vivo, diciamo, di questa storia meravigliosa di Olivetti. E, quindi l'azienda Olivetti, che lui rileva dal papà Camillo, cresce enormemente durante gli anni della gestione di Adriano. È vero che va in America per qualche anno, subito dopo, intorno al 1925, per studiare struttura e organizzazione aziendale, e ci va, e naturalmente quando torna impregnato di tutte queste novità che aveva visto nelle grandi fabbriche americane. Novità che erano soprattutto connesse all'organizzazione del lavoro, e stiamo parlando dei primi del Novecento, e quindi gran parte delle grandi fabbriche americane fondavano il sistema organizzativo, avevano come modello organizzativo il modello DeLoreano. Lui però rientra in qualche modo, in effetti, applica il modello DeLoreano, quindi modifica l'azienda, la riorganizza secondo il modello funzionale, razionalizza i tempi di produzione, modifica le catene di montaggio. E quindi in qualche modo, naturalmente, essendo andato fuori ad imparare, a vedere, ad aprire la sua mente, chiaramente porta in Italia un modello organizzativo che però dura poco, perché poi comincia a ripensarlo e arriverà a delle considerazioni completamente opposte rispetto a quelle in partenza. E cioè, è vero sì che bisogna ricercare l'efficienza nella produzione, perché l'efficienza consente di ottenere buoni risultati economici, e il rendimento economico, come lui stesso dirà, è fondamentale per poter sviluppare e continuare l'attività di impresa. Ma a differenza di Taylor, che invece riteneva che l'uomo non avesse un gran peso all'interno dell'azienda, comincia a pensare e a ripensare la figura dell'uomo all'interno dell'impresa. E di questo, in realtà, poi in questa slide, vedete, poi ritorniamo su questo argomento. Passa qualche anno prima però che lui modifichi, anche perché quando poi c'è tutta l'interruzione, diciamo, della seconda guerra mondiale, e il primo che non solo costituisce una multinazionale, la prima multinazionale italiana, ma nel 1955 del gruppo Olivetti, vedete, fanno parte 14 società, quindi veramente una società molto grande. È il primo che parla di internazionalizzazione, è il primo che nei primi anni 30 realizza una rete commerciale avanzatissima e agguerritissima. Anche questo è un aneddoto, no? che circola, cioè il 30% dei suoi dipendenti era assoggettato a corsi di formazione impegnativissimi e che li mettevano però nelle condizioni di vendere i loro prodotti in tutto il mondo. Infatti Olivetti già nei primi anni 50, appunto, è una multinazionale grossissima, vende in tutto il mondo, dall'Asia all'America del Nord, all'America Latina, e questi sono poi tutti i vari passaggi. Fra l'altro nel 59 inaugura uno stabilimento a San Paolo, e sempre nel 59 presenta l'Elea 9003, che viene definito, io ho trovato questa informazione, ora ce ne parlerà, il primo calcolatore elettronico, il primo calcolatore non personal computer, che venga costruito nel 1959, quindi un anno prima. Fra l'altro nel 55 aveva costituito a Pisa un laboratorio di ricerche elettroniche. E di questo laboratorio, io che sono arrivata a Pisa alla fine degli anni 70 da studentessa, sentivo parlare, avevo conosciuto delle persone che ci avevano lavorato lì dentro, quindi avevo cominciato a sentir parlare di Olivetti in questa circostanza. Ma chi era? Adesso dell'imprenditore, quindi abbiamo delineato un po' velocemente, ma abbiamo detto che grosso imprenditore era, che grandi strategie aveva, che grandi vedute ampie riusciva ad avere per la sua impresa. Guardiamo però che modello di fabbrica aveva realizzato all'interno del paese. Un modello di fabbrica che entra subito dopo, nel secondo dopoguerra, che lui delinea nel secondo dopoguerra,
e che forse rimarrà l'unico, perché io pensavo l'unico modello organizzativo che sia mai sul quale si sia mai riflettuto e pensato in Italia, perché poi dopo non ci sono stati modelli organizzativi di riferimento nel settore industriale. Quindi in tutto il resto del mondo sì, ma in Italia non si è fatta mai una vera riflessione sui modelli organizzativi aziendali. Quindi lui è stato un precursore e fra l'altro è un innovatore anche in questo, fra l'altro è rimasto lì solo, isolato negli anni 50, ma poi non c'è stata veramente alcuna reale condivisione del suo modello. Adesso io leggevo proprio tempo fa, c'è cioè un'azienda nel confino fra la Germania e la Svizzera che si definisce olivettiana, oltre a quelle che ci sono anche in Italia, l'anno scorso nel seminario si parlò anche di Cucinelli, che in qualche modo sono partite dal modello olivettiano per costruire un sistema organizzativo, però ancora ce ne sono poche, era veramente un precursore. Tutto parte da una riflessione che lui fa nel rapporto fra la fabbrica e chi vi dedica il proprio lavoro, cioè fra la fabbrica e la comunità. Io ho qui degli scritti, degli stralci naturalmente, degli scritti di Adriano Olivetti, che fanno, diciamo, che sono in sequenza i passaggi, no? Il suo cammino personale, umano, verso determinate. Conoscevo, quando torna dall'America, dice, conoscevo la monotonia terribile, il peso dei gesti ripetuti all'infinito, davanti ad un trapano o ad una pressa, e sapevo che era necessario togliere l'uomo da questa degradante schiavitù. Quindi qui comincia la sua riflessione che parte da questo perno, diciamo, e lui divide il tempo, e secondo me tutto parte da lì, in due grandi momenti, il tempo dell'esistenza e il tempo della fabbrica. E il suo tentativo sarà di riconciliare sempre questi due tempi, il tempo dell'esistenza e il tempo vero della vita, e il tempo della relazione umana, il tempo delle relazioni umane, amicali, disinteressate, il tempo della contiguità con la natura. E poi c'è il tempo della fabbrica, un tempo oneroso, lui lo chiama in questi suoi primi scritti. Oneroso significa che è un tempo che viene passato ai fini della sopravvivenza. E lì comincia a maturare l'idea che bisogna fare qualcosa affinché i due tempi si riconcilino. L'uomo che passa tante ore nella fabbrica non può, diciamo, spendere tutto questo tempo oneroso, bisogna che il tempo della fabbrica diventi il tempo dell'esistenza. E da qui parte tutto, la sua idea di una fabbrica come comunità che valorizza la risorsa umana, che dà tempo dell'esistenza all'uomo e che non soltanto valorizza l'uomo, l'individuo, cioè il dipendente della fabbrica, ma crea ricchezza al territorio. Quindi lui è veramente il primo a parlare, questi sono, a parlare di responsabilità sociale ed etica dell'impresa. Quindi questi sono sempre una parte dei suoi scritti che noi abbiamo riportato nei nostri POF, quindi li abbiamo fatti nostri già da molti anni. La nostra società crede nei valori spirituali, nei valori della scienza, crede nei valori dell'arte e della cultura, crede infine che gli ideali di giustizia non possono essere estraniati dalle contese ancora ineliminate tra capitale e lavoro. Questa è l'altra grande dicotomia su cui si dibatte il pensiero di Adriano Olivetti. Una è quella parte dal tempo esistenza e tempo fabbrica per arrivare all'altra dicotomia, il capitale e il lavoro. Lui non è mai paternalista, non ha un atteggiamento paternalista, dell'industriale paternalista. Lui ha un chiaro concetto etico del lavoro, della dignità del lavoro, e ritiene che i lavoratori debbano essere in qualche modo remunerati, ma non soltanto per il lavoro che svolgono, ma per il tempo che dedicano alla fabbrica. D'altra parte però il capitale, cioè i capitalisti, cioè gli industriali, sono quelli che producono i mezzi, che quindi producono i fattori di produzione, no? Danno loro la possibilità di lavorare. E quindi ecco che lui dice che bisogna riconciliare non soltanto i tempi, ma bisogna riconciliare anche queste diverse posizioni e far arrivare tutti i due soggetti, capitalisti e lavoratori, a operare per la stessa finalità. E quindi qui i fini si ricongiungono. La fabbrica che ha responsabilità sociale ed etica verso il territorio. Adesso vado un po' più veloce, perché sennò il signore viene giustamente. L'impresa responsabile comincia il suo percorso verso la... Grazie, vale. Verso un'impresa
quindi si profila il concetto di una impresa che sia, che abbia una responsabilità sociale verso il territorio. Un luogo dove si crea valore economico e lo si distribuisce tra i tanti soggetti che hanno contribuito a realizzarlo, ma non solo, perché la ricchezza prodotta in azienda si traduce anche in finanziamenti in ospedale, scuole, formazione, arte e cultura. Quindi le sue fabbriche rimangono storiche, lui fa costruire delle fabbriche belle che abbiano questa finalità, l'uomo deve lavorare in un ambiente che elevi il suo spirito, e quindi in un ambiente bello, chiama architetti per poter realizzare, no? Le fabbriche olivettiane sono state adesso, attualmente, le fabbriche di Olivetti rappresentano, diciamo, dei beni di grande valore. Elimina le pareti murarie, le trasforma con delle vetrate, la fabbrica di Pozzuoli, ecco, questo per esempio è tratto dal discorso che lui fa ai lavoratori di Pozzuoli in un libricino interessantissimo nel 1955, quando inaugurano la fabbrica di Pozzuoli. Quindi Ivrea impianta una fabbrica a Pozzuoli, chiamano sempre i migliori architetti per realizzarla, questa fabbrica che è tutta vetrate guarda il Golfo di Napoli. E lui dice: ora che la fabbrica è compiuta, a noi dirigenti spetta quasi tutta la responsabilità di farla divenire a poco, ecco il suo concetto, dalle sue parole emerge chiaramente, una cellula operante rivolta alla giustizia di ognuno, sollecita del bene delle famiglie, pensosa dell'avvenire dei figli e partecipe infine della vita stessa del luogo, che trarrà dal nostro progresso alimento economico e incentivo all'elevamento sociale. Proprio questo era il concetto di responsabilità sociale della fabbrica, dell'impresa. Lui preferiva chiamarla fabbrica, perché l'etimologia della parola, no, è il luogo del fare. E il luogo del fare è il luogo dove si esprime anche la creatività, la persona al centro delle sue fabbriche. Il benessere dei lavoratori genera efficienza, ma la persona è sempre posta al centro, che significa che può esprimere la sua creatività, le sue capacità, le sue competenze. Si parla di operai che diventano direttori generali, di umanisti che diventano direttori generali, ora non sappiamo quanto ci sia di vero in tutto ciò, che almeno io non lo so, lo leggo, e ce lo dirà, e quanto invece è stato poi un poco. Sempre qua, ecco, il segreto del nostro futuro è fondato sul dinamismo dell'organizzazione commerciale e il suo rendimento economico. Lui non disdegna, lui è un grosso imprenditore e lui sa perfettamente che la sua fabbrica deve funzionare bene, in maniera efficiente, e deve soprattutto realizzare dei profitti. Quindi, e qui lo dice con chiarezza, no? Ma quello che lui dice, il segreto è fondato sul dinamismo dell'organizzazione commerciale e del suo rendimento economico, sul sistema dei prezzi che erano molto elevati, mi sembra, rispetto ai costi di produzione dei prodotti, molto elevati. Quindi profitti molto alti sulla modernità dei macchinari e dei metodi, ma soprattutto sulla partecipazione operosa e consapevole di tutti ai fini dell'azienda. E questa è la sua idea della risorsa umana, la partecipazione operosa e consapevole di tutti ai fini dell'azienda. Un'azienda che diventa appunto comunità del territorio. E qui il suo concetto della sua idea di profitto come valore sociale, un profitto che serve ad essere reinvestito per la formazione e l'educazione e per lo sviluppo del territorio. Tutti sappiamo che egli costruì mense, asili nido per i bambini dei dipendenti, tra l'altro molto belli, e anche le abitazioni per i suoi dipendenti. Quindi tutto è chiaramente una buona parte della ricchezza prodotta dall'azienda andava, ritornava a chi quella ricchezza aveva contribuito così in maniera così importante a realizzarla. Ecco, chiudiamo con alcuni concetti della fabbrica, con alcune espressioni, adesso chiudo un po' più velocemente. E ben più di un attrezzato ed efficiente strumento di produzione, è un simbolo del modo in cui noi crediamo di dover affrontare i problemi dell'oggi. Un
un simbolo delle cose che ci affaticano, ci animano e ci confortano. Io voglio che la mia Olivetti non sia solo una fabbrica, ma un modello, uno stile di vita. Voglio che produca libertà e bellezza, perché saranno loro, libertà e bellezza, a dirci come essere felici. Queste sono naturalmente frasi tratte sempre dagli scritti di Adriano Olivetti. Come questo scritto ancora parla della comunità, la fabbrica come elemento della comunità e quindi elemento importantissimo della comunità e come bene comune, quindi una fabbrica che produce ricchezza, cultura, educazione e quindi bene comune di tutta la comunità. Volevo ancora dal discorso dei lavoratori, ai lavoratori di Pozzuoli, queste sono veramente delle frasi. Ad un certo punto lui dice: lavorando ogni giorno tra le pareti della fabbrica e le macchine, le banche, gli altri uomini per produrre qualcosa che vediamo correre nelle vie del mondo, e sono naturalmente i prodotti veramente correvano nelle vie di tutto il mondo, e ritornare a noi in salari che sono poi pane, vino, casa, partecipiamo ogni giorno alla vita pulsante della fabbrica, alle sue cose più piccole, alle sue cose più grandi, e finiamo per amarla. Quindi era questa la sua idea di azienda, un'idea veramente eccezionale, quello che ancora è eccezionale, il concetto di bellezza come strumento di innovazione spirituale. Ecco, quella è l'ultima cosa che volevo ricordare di quest'uomo, che è stato anche un urbanista, è stato presidente della società urbanistica italiana, quindi veramente un eclettico. L'ultima cosa che volevo ricordare è che lui non è mai stato, appunto, come ho detto prima, un paternalista. Lui aveva un concetto chiaro della giustizia, e c'è un punto in cui ora il dottor Mento alle slide l'ho riportato, in cui lui dice che non bisogna fare la carità. La sua posizione non è caritatevole, perché la carità non rimuove, diciamo, il male che l'ha prodotta. La sua posizione, la sua visione, diciamo, del ruolo della fabbrica si fonda su concetti etici, su concetti di giustizia. Noi concludiamo con la mission dell'Olivetti, quindi su tutti i nostri POF, e quindi è sempre una frase di Adriano Olivetti: guardare lontano al futuro, tenendo sempre gli occhi ben puntati sul presente, per curare le nuove generazioni, educandole all'idea di una comunità tecnologicamente avanzata, solidale e partecipata. Dentro gli stabilimenti Olivetti, dentro uno dei tanti stabilimenti Olivetti, fu ideato e costruito questo aggeggio che avete qui alla mia destra, che praticamente è forse il bisnonno della PlayStation, o il Trisauro, anche perché poi vi dirà Gastone, nel frattempo stiamo aggiustando la presentazione, poi vi dirà Gastone Gazziera che prevedeva, fra i tanti programmi c'era anche un gioco, se non sbaglio, poi magari parleremo pure di questo. Va bene, io vi racconterò la storia che ho vissuto in prima persona, che è quella della nascita del personal computer. Olivetti, una storia che si aggancia naturalmente ad Adriano Olivetti. E Adriano Olivetti è molto studiato e secondo me dovrà essere studiato ancora a lungo finché non abbia capito. Io ho un amico che ha scritto un libro su Adriano Olivetti e l'ha intitolato Un secolo troppo presto. E ho condiviso molto questo titolo perché mi ha fatto capire, io non ho conosciuto Adriano Olivetti, ma che abbiamo ancora un sacco da imparare da Adriano Olivetti. La storia che io racconto di fatto comincia con Adriano, almeno io la faccio cominciare, probabilmente potremmo farla cominciare anche con Camillo, ma io la faccio cominciare da Adriano perché pur non avendolo conosciuto, però ho conosciuto e ho vissuto in qualcosa che lui ha voluto, ha creato, ha generato e ha gestito per un certo periodo. Ed è la storia del laboratorio Olivetti.
io sono stato assunto nel laboratorio Olivetti nel 1961. Il laboratorio ricerca Olivetti è nato a Pisa intorno al progetto dell'Università di Pisa di mettersi a studiare nel 1955 il calcolatore elettronico in Italia, il primo esempio. L'Università di Pisa aveva chiesto all'imprenditoria italiana se qualcuno voleva associarsi, perché naturalmente ci volevano un po' di soldi, e l'unico che ha accettato questo invito è stato Adriano Olivetti. Adriano Olivetti già sul tema dell'elettronica e dei computer si stava scaldando, aveva il fratello che aveva aperto, Dino Olivetti, che aveva aperto a New Canaan nel Connecticut un osservatorio, un laboratorio che stava attento a quello che erano le tecnologie. E guarda caso, quando hanno cominciato l'Università di Pisa e il laboratorio di ricerche elettroniche di Adriano Olivetti a lavorare per il primo calcolatore, per i progetti del calcolatore elettronico, hanno attinto, guarda caso, anche a quel laboratorio, per esempio, i concetti di memoria e così del fratello Dino. Questo per dire che si stava già scaldando. Comunque, nel 1955 Adriano Olivetti ha creato questo, e per pilotare, per gestire questo laboratorio è andato a cercare Mario Giù, l'ingegner Mario Giù. Mario Giù è figlio di un diplomatico del Vaticano cinese, ha studiato in Italia, poi alla fine papà l'aveva mandato negli Stati Uniti per migliorare la sua preparazione. Era così bravo che a 30 anni l'università, la Columbia University degli Stati Uniti, che è lì a New York sostanzialmente, gli ha chiesto se voleva mettersi, e diventò un professore e insegnava alla Columbia University. Adriano Olivetti l'ha beccato lì, l'ha convinto a rientrare in Italia, a diventare il responsabile e partecipare quindi a questo sviluppo. Così è stato. Sta di fatto, come diceva la professoressa, che partendo dal 55, nel 59, partendo da zero nel 55, nel 54, cioè da zero vuol dire a cominciare a costituire il gruppo di lavoratori, di progettisti, nel 59 sono riusciti a lanciare l'Elea 9030. Hanno fatto tre step perché sono partiti con le valvole. Quel tempo erano i calcolatori, erano basati sulle valvole. Allora hanno fatto la V0, tutta la valvole, poi hanno fatto un modello V1, metà valvole e metà transistor. A un certo punto Mario Giù ha capito che il transistor stava diventando quella realtà travolgente e ha detto: noi rischiamo tutto, facciamo tutto a transistor. Ed è stato il primo computer della storia a essere completamente a transistor. L'equivalente dell'IBM, perché l'IBM c'era ben da prima del 55 a fare i calcolatori, in qualche caso abbiamo ancora parti a valvole. Questo è un primato, e se pensiamo veramente che ci hanno impiegato 4 anni partendo da zero, io credo che sia ad incredibile sostanzialmente. Questo che io dico era una macchina da guerra, non era una cosa normale, e non so esattamente a cosa si basava, ma sta di fatto che si basava, secondo me, un po' sul fatto che erano tutti giovani, tutti che vivevano quell'emozione di capire che qualcuno gli chiedeva di innovare, di creare, di esprimere la propria intelligenza in quelle macchine. Sta di fatto che sono riusciti a hanno lanciato, hanno cominciato a installarlo, perché l'hanno presentato nel 59, nel 60 hanno cominciato a installarlo. Cioè ha cominciato con l'Università di Pisa, poi abbiamo capito che l'università e l'industria avevano interessi un po' diversi, si sono separati, prima sono rimasti lì a Barbavicina, vicino a Pisa, poi si sono trasferiti prima a Borgo Lombardo, e poi intanto Adriano aveva chiesto alle Corbusier di fare il progetto per quello che doveva essere la cittadella dell'informatica Bregnano Milanese. Poi purtroppo nell'inizio del 60, il 27 di febbraio del 60, Adriano morì. Non è bastato, perché al novembre del 61 morì anche Mario Giù. Quindi questa è stata una prima grossa interruzione di quello che è questa storia.
il fatto che Roberto Olivetti, che voi vedete nella foto, è rimasto figlio di Adriano, è rimasto un po' l'unico in Olivetti a credere, a capire probabilmente che il futuro era quello dell'elettronica, e aveva cominciato a gestire lui quello che era il laboratorio di Borgo Lombardo. Dico perché è da l'inizio del 62, Ciù è morto credo il 12 di novembre del 61, io l'ho conosciuto per un mese, forse neanche un mese sostanzialmente, perché lui mi ha assunto, io ho fatto due colloqui, quello dell'assunzione a Milano e poi quando sono arrivato a Borgo Lombardo che mi hanno presentato a lui e mi ha collocato sostanzialmente, poi di lì a poco veramente morì. E, ecco, all'inizio del 62 Roberto Olivetti fece quella richiesta per Giorgio Perotto, che era uno dei capi dei gruppettini che costituivano il laboratorio di Certo Rete. Cioè il laboratorio di Certo Rete, quello che ho detto prima, che era una macchina da guerra per quello che aveva fatto e che poi ho chiamato anche la valle, che aveva costituito la valle dell'Eden dell'informatica di quel tempo, era costituito da tanti gruppi di progetto indipendenti che seguivano le tecnologie fondamentali del calcolatore. C'era l'ufficio memorie, il laboratorio di fisica, l'ufficio supporti magnetici per il progetto, e poi c'era chi metteva insieme tutte le tecnologie, generava e faceva funzionare il calcolatore. Ecco, Pier Giorgio Perotto aveva uno di questi gruppettini e aveva seguito l'attività di progetto di piccole macchine, non un grosso calcolatore. Aveva già mandato in produzione, lui dice che era la prima macchina elettronica dell'Olivetti, il convertitore banda scheda. E questo perché le macchine meccaniche dell'Olivetti è diventata grande per le macchine meccaniche di Natale Cappellaro, quello che ha progettato le macchine da calcolo più belle del mondo, che poi sono state copiate, ma ha fatto grande l'Olivetti proprio perché, come ricordava prima, erano macchine fatte così bene che si producevano e costavano pochissimo, costavano 39.000 lire di summa, la prima macchina a fare quattro operazioni con la tastiera ridotta, eccetera, che poi tutti l'hanno copiato perché è diventata una necessità fare macchine così. Comunque costavano 39.000 lire a fine linea di produzione, si vendeva nel mercato, tra l'altro considerato della strumentazione, a 400.000 lire, cioè è un ordine, cioè 10 volte tanto. Dire che il 90% di quello che veniva pagato per una divisumma era margine, ecco perché l'Olivetti poi, naturalmente una delle grandezze poi di Adriano è che quei 90% di quello che prendeva lo reinvestiva tutto. Io credo se ha fatto un errore Adriano è stato perché proprio ha reinvestito tutto, quando è morto lui e la famiglia è rimasto un po' di... e a noi cos'è rimasto? Pochi soldi sostanzialmente, perché reinvestiva tutto, aveva reinvestito, ad esempio aveva acquisito la Underwood per entrare nel mercato americano, aveva capito che bisognava essere presenti lì direttamente e aveva acquisito con uno sforzo enorme la Olivetti Underwood, più grande forse di quello che lui aveva stimato. Poi si era imbarcato nel discorso del progetti dei calcolatori, no, dell'informatica, dell'elettronica, e questo lui sapeva che per cominciare a installare e quindi avere un ritorno di investimenti in quel settore lì bisognerà aspettare un bel po' di anni, avrei messo in conto magari una decina d'anni, no, poi l'hanno fatto in quattro, però dopo quattro anni comincia a produrre i primi, non è che comincia a installare qualcosa, ma non è che si è rientrato completamente nell'investimento. E questo è quello che aveva messo in conto. Quando dico questo penso a quello che è venuto dopo, quando qualcuno non avrebbe mai accettato di partire a investire con l'ipotesi, se va bene, di cominciare ad avere ritorno investimenti a una decina d'anni o roba. Comunque, tornando a noi, Perotto era uno dei capigruppo che aveva fatto delle piccole macchine, macchine boom. Dicevo, l'Olivetti a quel tempo faceva le macchine meccaniche che erano le Audi, che generavano la banda perforata, cioè facevano le fatture, generavano i dati su banda perforata, la quale poi per fare diciamo i conti di tutta un'azienda, di tutta un'attività, dovevano essere messi
calcolatori a quel tempo leggevano solo le schede perforate, e allora ha pensato, questa era l'idea di Mario Giù, di fare una macchina che convertiva le bande perforate generate dalle macchine meccaniche in schede perforate che potevano essere lette e quindi elaborate dai calcolatori. Era stata anche una mossa intelligente, perché a quel tempo si era creata un po', diciamo, di paura da parte dei meccanici che questa elettronica portasse via il lavoro. Invece volevano far vedere proprio che l'elettronica, i calcolatori e le macchine meccaniche potevano raccordarsi attraverso altre macchine, come era stato il convertitore da bicicletta. Comunque Perotto aveva fatto questo, e Roberto Olivetti gli chiese, dice: guardate, qui eravamo a Borgo Lombardo e qui noi produciamo i calcolatori elettronici, li installiamo, questi fanno i calcoli, eccetera. Dice: a Ivrea produciamo le macchine da calcolo, ma se noi provassimo a fare le macchine da calcolo con la tecnologia dei calcolatori, cosa verrebbe fuori? Facciamo uno studio. Lo studio che, detto quello che avevamo detto prima, cioè che le macchine da calcolo meccaniche costavano così poco, pensare di fare qualcosa che facesse concorrenza o si affiancasse anche a quelle con l'elettronica, sembrava un lavoro che non aveva senso commerciale, no? Perché? Perché il transistor a quel tempo costava più di 1000 lire in produzione, quindi con una manciata di transistor avevi un costo che era ben superiore a quello che era il costo delle macchine meccaniche. Quindi qual è l'azienda che si mette a cannibalizzare una cosa così profittevole? No, insomma, per uno scienziato. Però evidentemente Roberto Olivetti aveva capito che il trend dei costi dell'elettronica erano tali per cui era meglio prepararsi. Comunque questa è stata la richiesta che ha scatenato gli studi che hanno portato alla programma 101, che è il nome che è stato dato solo alla fine, perché prima non aveva un nome del genere. Questo era considerato un microcomputer, giusto? Sì, noi l'avevamo chiamato personal microcomputer, lo chiamavamo. Comunque, perché in effetti, cioè la realtà allora erano le macchine da calcolo meccaniche, e l'unica alternativa erano i grossi calcolatori in mezzo, non c'era niente, cioè questo taglio di prodotto in effetti non esisteva. Ma sì, era per dire, cioè, che questo era uno degli esemplari quasi più piccolo al momento, e soprattutto a confronto con gli altri. Beh, sicuramente non esisteva, cioè questa dimensione è la dimensione di una macchina meccanica che faceva le quattro operazioni. Comunque non esisteva, le alternative erano o le macchine meccaniche o i grossi calcolatori. I grossi calcolatori non erano usati da chiunque, stavano con capannoni, con aria condizionata, c'erano pochissimi che potevano utilizzare, cioè farli lavorare, e per arrivare ad avere un programma risolto sul grosso calcolatore ci volevano mesi. C'erano squadre di programmatori che conoscevano il linguaggio di quei calcolatori, che era un linguaggio che trattava il bit e il byte, non era un discorso accessibile a tutti. Quindi per avere un problema risolto del grosso calcolatore ci volevano mesi, chi aveva il problema doveva raccontarlo agli analisti, gli analisti dividevano il problema in parti che le assegnavano ai gruppi di programmatori, i programmatori lavoravano, bisognava poi digitare sulle macchine che generavano le schede perforate, dare in pasto al calcolatore, e dopo un bel po' di tempo si arrivavano i tabulati. Chi aveva il problema guardava i tabulati e più volte normalmente diceva: ma questo non fa quello che voglio io, e si riciclava. Quindi normalmente molto del lavoro veniva fatto con le macchine al calcolo. Comunque, quando Perotto ha avuto l'incarico da Roberto Olivetti, una delle prime cose che ha detto, va bene, Roberto Olivetti ci ha chiesto di usare la tecnologia dell'EREA 9003, però dice: se noi usiamo anche la tecnologia della memoria, questo è un modulo di memoria dell'EREA, erano le memorie nuche, memorie molto sofisticate, che tra l'altro Olivetti aveva contribuito molto a perfezionare, perché ha dei brevetti su questo. Dice: però se noi partiamo da queste, che tra l'altro avevano un modo di costruzione, erano matrici di nuclei di ferrite, come si vede qui, che
filate tutte con quattro fili che attraversavano tutti questi nuclei di ferrite, e praticamente questo modulo è costituito da 7 piani, ciascun piano è una matrice di 10.000 nuclei di ferrite, 7 perché così era il numero di bit di un byte, e quindi questo di 70.000, voi pensate, costruire un modulo di questo genere, il costo, la fatica, il tempo, eccetera. Sicuramente non era la base su cui basare una macchina che, secondo quello che aveva chiesto Roberto Olivetti, doveva essere tale come dimensione da mettersi sulla scrivania. Doveva avere un prezzo accessibile, perché sennò la gente non lo comprava per metterlo in un ufficio, e doveva essere facile da utilizzare. E allora l'ingegner Perotto ha detto: proviamo, il primo lavoro che abbiamo fatto è quello di provare a usare una memoria, una vecchia memoria, un vecchio concetto di memoria, che è la linea magnetostrittiva. Qui noi vediamo quella sulla tavola, è stato il primo prototipo che abbiamo usato proprio per capire se eravamo capaci di utilizzarlo e fare qualcosa che facesse le operazioni. E poi invece sulla destra vedete quello che è stato la memoria magnetostrittiva ingegnerizzata che abbiamo utilizzato ed è andato in produzione sulla CPU. E questi sono i principi su cui vado avanti. Abbiamo deciso di fare una macchina programmabile, perché il Perotto ha detto: cerchiamo di fare una macchina che faccia di più delle macchine meccaniche, se no sicuramente non ci confrontiamo. Allora deve essere una macchina in grado di fare qualcosa di più sofisticato, e abbiamo pensato di fare una macchina programmabile per poterla insegnare a fare qualsiasi tipo di calcolo complesso. Abbiamo, per fare questo, naturalmente ci siamo posti l'obiettivo di fare un linguaggio semplice e che fosse capibile da tutti. Abbiamo fatto un linguaggio di 15 istruzioni che trattava i numeri esattamente come ci insegnano a scuola, numeri decimali con la virgola naturale, e così abbiamo fatto proprio un linguaggio che, oltre a 4 operazioni, sapeva gestire numeri di questo genere. Comunque, 15 istruzioni. Io uso questo foglio per spiegare qual è il linguaggio di tutta la macchina, perché sulla sinistra vedete che c'è quella colonna di scatoline che rappresenta l'architettura, la struttura della memoria della macchina. 10 registri da 24 byte ciascuno. Questa è tutta la memoria della macchina. Invece sul resto della pagina ci sono i simboli delle 15 istruzioni che costituiscono il linguaggio. Che una macchina molto semplice. Abbiamo realizzato un prototipo di macchina che eseguisse queste 15 istruzioni. Questo era il linguaggio, abbiamo provato a programmare, ci siamo convinti che era un linguaggio valido per risolvere praticamente tutti i problemi di tipo numerico, che la macchina è numerica, solo ci siamo accorti anche che c'era un problema di fondo. Tutte le volte che dovevamo inserire un programma dovevamo introdurlo a mano. Quindi, visto che la memoria è volatile, tutte le volte che dovevamo cominciare a fare un lavoro, bisognava mettersi di introdurre il programma. I programmi potevano essere di 120 istruzioni, quindi 120 digitazioni soltanto per introdurre, poi c'era il campo indirizzo di ciascuna istruzione, insomma erano centinaia di digitazioni. Quando uno a mano fa centinaia di operazioni sulla tastiera, poi la prima cosa che deve fare è di andare a vedere se ha fatto tutto giusto. Dopodiché deve provare a vedere se il programma fa proprio quello che lui vuole, ma questo è ovvio che vanificava quello che era la potenza della programmabilità di una macchina. E allora abbiamo deciso di dotare la macchina di un strumento per poter registrare, quindi mettere via un programma una volta debuggato e quindi definito, funzionante, e poterlo tirare fuori e caricare sulla macchina senza doverlo rivisitare tutte le volte che ne avrà bisogno. E è nata la cartolina magnetica, che è il primo supporto magnetico discreto della storia e che è l'antesignano di quello che poi è stato il floppy disk, che è 8 pollici, 5 pollici, 3 pollici e mezzo, è diventato
mettere via i programmi che avevo sviluppato. Quindi quello che è venuto fuori, la macchina che intorno alla linea magnetosensitiva, che è quella linea blu, attraverso una rete logica, come non c'erano le CPU allora, quindi bisognava fare tutto con i gate, tutto XNOVO, eccetera, sapeva interfacciare e gestire quello che erano un organo di input, che era la tastiera, molto semplice come vedete, un organo di output, che era stampante, e un organo di input-output, che è la cartolina magnetica. A questo punto devo raccontare una storia. La storia è che da quando era morto Adriano Olivetti e Mario Ciù, in Olivetti le cose avevano cominciato ad andare un po' male. C'era finito anche il boom economico del dopoguerra, eravamo all'inizio degli anni 70. La famiglia Olivetti si è trovata con problemi economici, tra l'altro guarda caso anche le azioni Olivetti, io non so perché era una multinazionale che sapeva vendere in tutto il mondo veramente, e però le azioni guarda caso sono andate giù. La famiglia Olivetti ha chiesto un supporto all'industria italiana e alle banche italiane, allora si è creato una specie di cordata, un gruppo di intervento cosiddetto che era costituito da Fiat, Mediobanca, Pirelli, IMI e Centrale come banca, e hanno a supportare la famiglia Olivetti. Però questo gruppo di intervento, pilotato da Valletta a quel tempo in Cuccia, no, e ha imposto, dice, noi interveniamo, però poniamo un vincolo, cioè l'Olivetti deve vendere la divisione elettronica, perché il campo dell'elettronica, dei computer, è una cosa che nessuna azienda europea avrebbe dovuto permettersi di intraprendere. Questo è quello che diceva Valletta, c'è una lettera da Valletta a Cuccia. E l'Olivetti ha dovuto quindi vendere la divisione elettronica a una ditta americana, perché questo è quello che diceva Valletta. Se in Europa le aziende europee non devono permettersi, bisogna trovare una ditta americana. Io ci vedo molto la volontà americana dietro a questo, di tornare a controllare una tecnologia che già alla seconda guerra mondiale le aveva fatto vincere la guerra, perché sappiamo che la bomba atomica gli americani l'hanno avuto prima, perché i militari americani avevano detto il calcolatore elettronico, un fatto strategico, lo usiamo noi, e hanno fatto la bomba atomica. Tra l'altro il popolo americano era conscio di questi, e quindi associava il calcolatore elettronico alla bomba atomica e vedeva il calcolatore elettronico come una cosa terribile. Questa era nella mentalità del popolo americano. Ricordate? Ci sono dei video su YouTube dell'epoca, interviste per strada a persone a cui veniva chiesto che cosa pensi del computer, rispondevano se erano qualcosa di terrificante. Vabbè, comunque in questa situazione sono riusciti, perché poi l'Olivetti ha dovuto vendere, quindi ha venduto tutto, compreso tutta la parte commerciale, compreso il laboratorio e anche la parte produttiva dei calcolatori. Tutto tranne un gruppo, perché quello che stava facendo per Giorgio Perotto, che era quella macchina strana che stavamo facendo, non interessava la General Electric. La General Electric aveva una visione del mondo e dell'evoluzione dei calcolatori completamente diverso, che non, diciamo, veramente non sapeva cosa farsene di un calcolatore elettronico di quella stanza come stavamo facendo noi. Comunque l'ingegner Perotto, noi eravamo rimasti quindi a Pregnana un po' isolati rispetto al resto che erano diventati ingegneri elettriche, l'ingegner Perotto dice, qua noi siamo qui con tutta questa situazione, facciamo almeno qualche foto per così poter documentare che avevamo fatto un certo tipo di macchina, e sono nate queste foto, ci sono due con quattro posizioni diverse, e c'è anche la foto, questa era la macchina a livello, questo è in agosto del 64, la macchina che poi è stata messa dentro qui e su REC, perché la stavamo collaudando, quando abbiamo finito, però l'ha fatta mettere dentro, è diventato quella macchina che è stata messa nella scatola di lamiera, quella era una scatola di lamiera dipinta di blu dai nostri meccanici, e che veniva chiamata la Perotina in onore di Perotto. E questa è la macchina che l'ingegner Perotto ha voluto subito, appena ce l'ha avuta tra le mani,
dell'Olivetti, perché bisognava decidere cosa farne, perché il gruppo di intervento aveva detto che l'Olivetti non doveva più fare elettronica, non solo, ma aveva messo ad amministratore delegato dell'Olivetti una persona, era una persona di Valletta, della Fiat, per controllare e garantire che l'Olivetti tornava ai fasti di un tempo attraverso la meccanica. L'Olivetti quindi, e il management dell'Olivetti, fa tutto teso a fare delle nuove versioni di macchine da calcolo meccaniche che dovessero far tornare i grandi fasti dell'Olivetti. Questa era la situazione. Quando naturalmente c'era da presentare questa macchina elettronica, uno dice cosa ne farà il manager. La prima persona a cui l'ha presentato per Giorgio Perotto fu Natale Capellaro. Natale Capellaro era stato il padre delle macchine da calcolo elettroniche e meccaniche. La meccanica da calcolo più sofisticata che aveva fatto grande e aveva dato un sacco di soldi all'Olivetti. Era anziano, era diventato il capo di tutti i laboratori Olivetti in quel tempo. Naturalmente non laboratorio di segretario, quello era diventato generale. Io mi ricordo perché c'ero quando abbiamo presentato la perotina, la scatola blu, che adesso ha il figlio di Perotto, tra l'altro Pierpaolo, e le abbiamo presentato, è stato un momento veramente cruciale, perché l'ingegnere Perotto, eravamo a San Lorenzo da Ivrea, l'ingegnere Perotto, mi ero seduto alla macchina, avevo fatto vedere tutto quello che sapeva fare la macchina, la cartolina, tutto quanto, l'ingegnere Perotto si è messo a spiegare come funzionava la linea magneto-istrittiva, cosa faceva la macchina, eccetera. Dopodiché si è messo in attesa di quello che era il verdetto. Lui era uno dei manager, dei capi dell'Olivetti, e non era ovvio quello che avrebbe potuto dire. Avrebbe potuto, cioè il padre della grande meccanica dell'Olivetti. Cioè uno avrebbe potuto dire in quella posizione, ragazzi, gran bella macchina, però peccato, voi sapete che l'Olivetti sta puntando alle nuove generazioni di macchine meccaniche, quindi di questa macchina veramente non c'è spazio. Peccato, no? E invece, quando Perotto ha finito di parlare, si è messo in attesa del verdetto, cioè cosa dirà questo signore, e questo signore era lì pensieroso, che non dice comunque, sarà perché lui ha sparso la voce, così c'era lui praticamente, e poi Roberto Olivetti che c'era ancora, però amministratore delegato è una delle persone, Fiat, sostanzialmente era Aurelio Peccelli. Però il management ha deciso di presentare la macchina, cioè presentare, sembrava appunto come presentare dei prodotti per dire ecco l'Olivetti se volesse volere, però le macchine di oggi sono poi le macchine meccaniche. L'Olivetti aveva preparato e progettato una nuova macchina meccanica da calcolo, la Logos 27, deciso di lanciarla e di presentare la 101 negli Stati Uniti. Stati Uniti perché era ritenuto un mercato più adatto a questo tipo di prodotto. Questa tra l'altro la macchina, come tanto Mario Bellini l'aveva vestita in un modo che io ritengo ancora bello oggi, è stata esposta al Museo d'Arte Moderna di New York ed è ancora nella collezione. Questo è il suo spagnolo, vabbè, questa è la semplicità della tastiera, ricordo ancora quel linguaggio semplice, un linguaggio simbolico, cioè a ogni tasto, ad ogni simbolo corrisponde un codice che entra in memoria pari pari, non c'è bisogno di nessun traduttore tra quello che io digito e la memoria, non ci vogliono strumenti, cioè per caricare un programma basta che uno sappia quello che deve caricare, digita il programma e quello che va dentro e già, non c'è bisogno di assemblatori, compilatori, no? Cioè la macchina, questa macchina è quella che serve per definire i programmi, basta solo lei, quindi non c'è bisogno di nient'altro e questa è la semplicità della tastiera. Comunque io nel maggio di quell'anno del 65 sono andato a preparare il terreno, cioè a presentare a New York ai concessionari della Olivetti Underwood e a far partire il gruppetto che poi doveva fare l'assistenza. Io avevo il MIT pendente, quindi non sono potuto andare alla presentazione al BIMA di New York che è avvenuto ad ottobre. Qui tra l'altro ho fatto delle foto dalla cima dell'Empire State Building, c'è la foto che va verso sud, che è quella in alto a destra, a sud di Manhattan c'è la statua della libertà in mezzo al mare e come vedete a quel tempo non
c'era ancora le Twin Tower. Tanto tempo sono tirate su dopo e poi anche essere tirate giù. Comunque, il momento della presentazione del programma C1 a New York è molto storico, perché contrariamente a quello che era l'opinione del management Olivetti, gli americani hanno capito subito. È stata una bella scelta quello di presentarla negli Stati Uniti, e quello è veramente gente che ha capito subito, è stata presentata in due momenti. Uno ha fatto la convention che fa la Apple oggi, no? E quindi è presentata a vuoto sua storia, tutti specializzati, e l'hanno presentata facendole progettare quello che era il diciamo l'orbita di un satellite intorno alla Terra nel 65, e l'America stava lottando perché voleva andare sulla Luna, ma intanto i russi avevano conquistato lo spazio. E poi l'ha presentato al team di New York, l'aveva presentato un po' la chetichella, perché tutto lo stand era pieno delle nuove macchine meccaniche del Logos 27, ma appena hanno capito che dietro c'era un qualcosa di nuovo, allora i giornali hanno cominciato a scrivere, hanno detto è arrivato il primo desktop computer, e uno addirittura aveva detto, vedendo questa macchina, pensiamo di avere un computer su ogni scrivania prima di avere la seconda automobile in garage. E questo è stato vero, perché poi è successo proprio così, e l'evoluzione continua ancora oggi, sotto gli occhi di tutti. Questo è veramente cambiato il modo di operare in certi settori. La NASA è stata uno dei primi acquirenti, credo ne abbia comprato più di 40. Noi abbiamo un paio di foto in cui si vedono le scrivanie della NASA con il programma C1, quindi all'inizio è qui il discorso della fine della mia storia. Non mi metto a spiegare questo, perché è quello che è avvenuto dopo. Fermandomi qui, io volevo poi completare il discorso facendo vedere un po' funzionare questa macchina, perché è una macchina, ecco, c'è da dire, questa macchina in effetti perché si è imposta, nonostante quello che pensavano, perché ha cambiato il modo di risolvere i problemi. Cioè, da quando c'è questa macchina, la gente non aveva più bisogno di stare lì settimane in laboratorio. Ha detto che nella sua esperienza aveva passato settimane, una volta ideato, fatto, scritto le formule. Poi uno dice, con le macchine a calcolo meccanico devi stare lì, ma dice diventi matto, perché a un certo punto tutte le volte che fai un calcolo devi poi tornare indietro a vedere se hai fatto tutto giusto e controllato, e non sei mai sicuro. Quindi questo è diventato un modo completamente diverso di risolvere il problema. Si è dimostrato che il linguaggio è stato veramente un linguaggio facile per tutti, tutti quelli che lo affrontavano lo imparavano facilmente, ed è facilissimo quello di produrre un programma che risolva uno dei problemi. Poi se volete ve lo faccio anche vedere. Okay. Sì ragazzi, poi soprattutto voi sette eroi che siete rimasti in fondo, se vi volete avvicinare, perché forse vedete meglio come funziona la macchina, e poi se avete domande fatele. A giustificazione dei ragazzi che sono, se è possibile, si continuare. Allora, va bene. No, quello che noi abbiamo fatto, che adesso ci consente di proiettare i risultati dei calcoli che fa il programma C1, avviene attraverso Arduino. È una cosa molto particolare, perché Arduino cattura tre fili, che sono i fili che comandi che vanno alla stampante, e attraverso un programmino di Arduino ricostruisce il numero. Quindi, vedendo il pilotaggio della stampante, ricostruisce il numero ed è in grado poi di mandarlo a OPC. Da OPC poi attraverso il proiettore ovviamente si mette. Adesso quello che io volevo farvi vedere è come opera la macchina, perché la macchina è una macchina che lavora praticamente in due. Con due modalità, cioè o in
modo manuale o in modo di programma sostanzialmente automatico. Se faccio in modo manuale, io utilizzo la tastiera per introdurre i numeri. Ecco, l'unico discorso che devo fare è che la notazione elaborata inversa non c'è il tasto dell'uguale, quindi io introduco il primo e il secondo operando, poi chiedo l'operazione che viene eseguita senza aver bisogno dell'uguale. 123, 4, 5, 6, per, e la macchina fa l'operazione. Da qui poi io introduco un numero e faccio un'operazione e vado avanti all'infinito, cioè è la modalità più economica, diciamo, per fare delle sequenze indefinite di operazioni. Se invece introduco, se invece metto in modalità introduzione di programma, io posso mettermi, non vi ho illustrato però che è il linguaggio, se no capirete, ma vedete la semplicità. Ad esempio, io assegno delle quattro funzioni a questi quattro tasti della tastiera, ad esempio faccio l'intestazione del programma, poi faccio l'enter, faccio la prima operazione, ottengo il quadrato, faccio la seconda operazione, il cubo, stampo e poi mi fermo, faccio la seconda applicazione, diciamo, anche qui faccio l'enter, faccio il quadrato, faccio il cubo, faccio la quarta potenza, stampo e mi fermo, faccio il terzo, poi mi fermerò questa volta perché sennò sul tasto Y faccio l'enter, faccio il quadrato, il cubo, la quarta, la quinta potenza, la stampo e poi mi fermo. A questo punto, se io introduco la cartolina, faccio il save delle mie applicazioni e le metto da parte. Adesso tolgo lo stato di carica programma. In stato manuale, se io introduco un numero, ad esempio 2 alla, qui, ah no, pardon, 2 alla quinta, 2 alla quinta, ho sbagliato tasto, scusate, la macchina mi stampa 32, 3 alla quarta mi stampa 81. Se adesso io azzero tutto e spengo anche la macchina, se la riaccendo, a un certo punto è ovvio che posso battere il numero e chiedere, ormai ha perso tutto. Però avendo fatto il save della mia applicazione, se io leggo di nuovo in un secondo, introduco senza dover digitare nulla, faccio l'operazione, di nuovo la macchina ha caricato la sua app. Adesso per farvi vedere quello che è un lavoro, come ultima cosa vi racconto una storia. Questa macchina ha partecipato a una tensione nel 2012 al Politecnico di Torino con un signore Boglione che aveva comprato, si era aggiudicato un Apple One. Allora ogni anno fa un evento con l'Apple One al Politecnico di Torino. Il primo anno l'ha accesa, ho costato centinaia di migliaia di dollari, però comunque il primo anno l'ha accesa, il secondo anno adesso non è che basta accenderla, adesso facciamo un po' una lotta. L'ha chiamata Punti di Bit, ha invitato noi della 101 e ha invitato un gruppo con Amstrad CPC e ha detto vediamo chi vince. Abbiamo stabilito una serie di cose da fare, no? Ha vinto la programma 101, la più vecchia, eccetera. Ha vinto anche con un programma che adesso carico, che abbiamo sviluppato, è la ricerca dei numeri primi. Lo metto così tanto per ricordare. Comunque, l'importante è se andate su YouTube e cliccate a colpi di bit, vi viene fuori la storia della vittoria della programma 101 con Apple, che poi 11 anni dopo e poi dall'84 addirittura quando le cose. È un programma molto semplice dal punto di vista, purtroppo non avevo
che non devo introdurre dati, eccetera, passo lì, cercami i numeri primi, lui parte da zero e li cerca e va avanti all'infinito, cioè finché io lo lascerò lavorare. Questa è solo la curiosità di questa lotta che però ha vinto me, perché avevo partecipato a questa contesa, questa singola lezione. Il videogioco, il gioco. Non è un videogioco, è il primo gioco elettronico. Quando si è presentato. Vuole giocare sicuramente Morgan. Ah sì, sì, adesso allora giochiamo. Allora, da fermiamo. Il gioco è stato un modo molto intelligente, secondo me, di presentare la macchina, perché è stato sviluppato ed è stato presentato al MIMA di New York. Perché dico che è stato un modo intelligente? Per quanto ho detto prima, cioè il computer nella mentalità della gente era vista anche come una cosa terribile. Allora proporre a tutti di mettere sulla scrivania una cosa terribile poteva avere un impatto psicologico. Se invece fai vedere che è qualcosa che gioca con te, beh, non può essere meditato, insomma è un amico. No. Allora hanno sviluppato un gioco che si chiama Angela Game, è un gioco molto semplice, è un gioco in cui si definisce, la macchina è numerica, quindi un gioco numerico, si deve porre una meta, che è una meta numerica, un numero da raggiungere a furia di puntate. Punta l'operatore, poi risponde la macchina con la sua puntata, l'operatore eccetera, vince chi con la sua puntata raggiunge esattamente la meta. Oppure è in grado di vietare all'altro di raggiungerla, perché c'è una regola. Intanto le puntate sono come tirare un dado, quindi la puntata va da 1 a 6, non può essere di più. C'è la regola è che chi gioca alla sua puntata non può usare la stessa puntata del giocatore precedente e nemmeno il complemento a 7. Cioè un dado è fatto da tre coppie di facce opposte, la somma delle due facce opposte è di 7. Quindi se uno ha giocato il 2, quello dopo non può giocare né il 2 né il 5, il complemento a 7. Questa è l'unica regola, però attraverso questa regola uno può fare in modo di vincere e di obiettare all'altro di vincere. Adesso io ne introduco, se qualcuno vuole venire a dare i numeri, chi è che vuole dare i numeri? Eh? Ah, ma tu, allora hai capito il giochino? Cioè, si mette dentro e solito si fa il download di questa app, che è il giochino, la meta da stabilire, mettiamo da 30 a 50, tanto se no diventa troppo lungo, da 30 a 50 cosa scegli? 30, allora 30, e il gioco si mette chiamando questa applicazione che è il tasto V. La macchina adesso ha incamerato il 30, allora chi vince con la sua giocata deve raggiungere esattamente 3, oppure deve essere in grado di vietare all'altro di poterla raggiungere. Adesso la prima giocata non c'è problema perché nessuno ha giocato, quindi da 1 a 6 puoi giocare quello che vuoi. E devi fai la digiti la giocata, poi il tasto S per introdurla. 5. La macchina ci pensa in un attimino perché vuole essere sicura. Allora, la macchina cosa ha giocato? Il 3, tu hai giocato il 5, il 3 e la macchina ha stampato 8 che è la somma dei due. Adesso tu però non puoi giocare né il 3 né il 4 che è il complemento a 7, bravo. Hai giocato 6 è ammesso, infatti la macchina lo accetta, sta calcolando, la macchina risponde ancora con 3 e siamo arrivati a 17. 17 deve arrivare a 30, cosa giochi adesso? Tu non puoi giocare ancora né il 3 né il 4. Lo può giocare, infatti lo accetta.
perché con il 4 vinceresti. E se giochi uno ne gioca 3. E cosa puoi giocare a questo punto? E se giochi 2, che poi lei non può giocare 2 per la regola, quindi mi sa che è l'unica che puoi giocare. Ha finito il calcolo. Però credo che dobbiamo considerare, parlava della NASA prima, è stata utilizzata per le missioni che sono andate sulla Luna. Quindi, cioè, ne ha comprate 45, ma abbiamo visto quelle che sono le scrivanie, perché di fatto, no, cioè anche loro avevano tanti laboratori che dovevano lavorare e fare i calcoli. Evidentemente questo risolveva tutta una serie di problemi, ma l'Olivetti stessa poi alla fine un sacco di laboratori, io ho trovato delle cartoline magnetiche, non le fanno più adesso, no, perché non può operare, quindi abbiamo usato delle cartoline che abbiamo trovato, ci siamo resi conto che un sacco di laboratori interni, io ho trovato quelli che calcolavano le molle col filo tondo, col filo quadro, quanto pesa, quanto filo mi serve, aveva fatto le loro cartoline che calcolavano tutto a seconda del diametro, della molla, eccetera, facevano tutti i calcoli necessari, facevano all'interno, cioè i laboratori all'interno dell'Olivetti si erano dotati di questo strumento perché è molto più comodo, veloce e quindi faceva parte più lavoro. Io ho ricevuto qualche anno fa, quando è uscito il nostro filmatino, eccetera, no? Un signore da Genova mi ha mandato una mail, dice: io credo di essere stato uno dei primi utenti del programma 101, devo raccontare la storia, dice: io sono di Genova e sono riuscito a convincere i miei capi, dice, genovesi, a comprare un programma 101 perché dicevo che tutto sommato li faceva risparmiare. Quanto costava? Costava 3 milioni e 2. 3 milioni e 2, 60 milioni e 4.000 dollari sostanzialmente, il cambio era 625 per dollari al dollaro, il tempo era fisso, quindi costava molto, perché
stato, c'erano tempi in cui una 500 costava, mi ricordo, sulle 500-600 mila lire, roba di genere. Quindi, d'altra parte, la divisuma, macchina meccanica, c'erano cioè 4 operazioni, si vendeva a 400 mila lire. 400 mila lire, costava 39, 40, si vendeva a 400 mila lire. Una curiosità, visto che abbiamo tutta questa storia, abbiamo scoperto che nel 64 gran parte dell'elettronica lo diretti ad Arendino, no? Nel 64. Poi diciamo questa macchina è rimasta nell'Oriente. Allora, siccome poi dopo 15-20 anni l'Oriente ha prodotto computer come l'M24 eccetera, cioè come si è ritornati alla linea informatica, diciamo elettronica? Ma se noi siamo rimasti qua. Grazie a questa macchina in qualche modo poi è ripartito anche il ramo elettronico? Allora, sì, no, noi siamo rimasti qualche gruppetto di Perotto sostanzialmente con pochi altri. C'è stato un fenomeno, cioè la General Electric aveva preso tutti i laboratori, però si è capito abbastanza presto che il suo interesse era quello di prendere la parte commerciale, prendere il mercato e il modo di controllarlo. E quindi c'è stato un rientro in Olivetti di molti nostri colleghi e questo ha arricchito. E poi c'è una cosa secondo me fondamentale, tra l'altro racconto ancora questo che mi sembra caratteristico. Quando hanno deciso di lanciare questa macchina, il management Olivetti, come dicevo, doveva garantire alla Fiat, al gruppo di intervento, che l'Olivetti tornava alla meccanica. No. Allora come facevano? Direi, torna alla meccanica, però intanto tiriamo fuori la macchina elettronica. E allora avevano coniata quell'espressione, riportata probabilmente all'amministratore delegato, io so per certo, data dal direttore commerciale di allora, che dicevano comunque non preoccupatevi, noi non pensiamo che l'Olivetti venderà parte di queste macchine, cioè è una macchina che secondo noi non ha uno spazio sul mercato, non è attesa da utenti sul mercato, dice, e lo dimostra il fatto che nessun concorrente Olivetti ha ancora sviluppato una macchina come questa, cioè il fatto che nessuno ce l'avesse invece di capirla, che era arrivata un'innovazione, diceva, vabbè, non serve, però la presentiamo lo stesso. Questo era il discorso. Comunque, questa macchina, e c'era sull'ultimo slide che avrei avuto bisogno un po' di tempo per presentare, ha fatto capire all'Olivetti che le macchine elettroniche, l'Olivetti è una ditta metalmeccanica, sempre stata, eccetera, io ho il controllo di metalmeccanico da sempre. Le macchine Olivetti meccaniche erano delle macchine che richiedevano un grandissimo investimento in attrezzature, ma perché bisognava fare i stampi, tracciare le lamiere, che erano fatte di lamiera tracciata e piegata, no? E quindi un sacco di attrezzature. No, però una volta che tu avevi fatto l'attrezzatura di una macchina di quel genere, ti rimaneva per 10-12 anni in produzione. Una cosa, quindi anche la concorrenza entrare
aveva il supporto di sistema, cioè non avevamo più le ROM. Di ROM avevamo solo il BIOS, come avrebbero chiamato il BIOS, che quando uno accendeva la macchina andava a vedere quanta memoria aveva il centro, se funzionava tutto, e poi caricava il sistema operativo e partiva. Questo era il 76, cioè lo stesso anno in cui è uscito l'Apple One. È stato poi il modo di metterlo sul mercato che ha cambiato le fortune di una cosa. Però l'Ubuntu poi, attraverso queste evoluzioni, è diventata una ditta elettronica informatica, ha fatto i sistemi, cioè una storia che nessuno conosce, perché adesso comincia a conoscere questo, però non si è fermata lì, si è fermata molto dopo e per altri motivi. No. Ma questa, l'Olivetti, è stata l'unica azienda che io conosca che è riuscito a fare proprio queste trasformazioni, da meccanica a elettronica, a informatica, fino alla telefonia. No, si è ad esempio la Borox è morta, molte altre che facevano macchine da calcolo per tempo meccaniche sono morte. L'Olivetti è riuscita, secondo me uno dei grossi meriti è questo, perché gli ha fatto capire che bisognava cambiare il modo di fare le cose. L'elettronica richiede dei tempi molto più stretti, tu devi partire e poi non addormentarti lì a aspettare, non c'è tempo, devi subito rinnovare. E c'è la possibilità, cioè questo è un campo in cui entrare come da un concorrente non ci va tanto. Lo si è visto quando l'IBM ha tirato fuori, poi ha fatto il PC e ha fatto quella politica, no, commerciale, eccetera. Però poi è entrata la CompaQ e ha tolto il mercato all'IBM. L'IBM non è uno scherzo, no, ma tanto per dire, è un settore in cui immediatamente l'Olivetti non sapeva. Però ha imparato, secondo me, uno dei meriti è proprio fondamentali e di questo prodotto. Non so se ci sono altre domande, io qui non so neanche se dobbiamo chiudere alle 5:30 o... Se ci sono altre domande... L'uso del termine app è sicuramente non è casuale, però mi piacerebbe sapere un po' come mai ha parlato di app. Ho cominciato a farlo l'anno scorso al TEDx di Pompei. Ho detto qua, perché sembra una macchina vecchia, no? Però se uno usa il linguaggio di oggi, calza benissimo. Cioè io quello che ho fatto prima, quando, se io dico, invece di dire registro il programma, dico faccio il save di un programma o applicazione o app, perché app è l'abbreviazione di applicazione. Caccia benissimo, perché io faccio il save di un'app, poi quando carico le cartoline, quindi carico il mio programma, faccio il download di un'app. Tra l'altro, se voi guardate, questo è un altro, le cartoline hanno queste quattro segne di sotto, perché sono quattro i tasti che con una sola digitazione mi consentono di chiamare l'applicazione. Ho quattro possibilità, sono quattro tasti di salto, sostanzialmente che sono WYZ, eccetera, se vi dico a quelli che mi ha detto, è così. E quindi, quando la cartolina viene letta, sporge di questa parte sotto un vetrino che c'è qua. Io quindi ho la possibilità di vedere queste icone che mi faccio io per ricordarmi, no, quello che è l'applicazione che richiamo con quel tasto, e quindi io posso dire che quando introduco la cartolina è sempre un fatto di linguaggio puramente, comunque mi si apre una window, perché mi si apre qualcosa che ha, vedo delle icone e io faccio un click sull'icona. Quindi esattamente come molto tempo dopo si è fatto con Macintosh e con Windows, perché qui quello che si era già capito, non avevamo il mouse, non avevamo il monitor, però il miglior modo per interfacciare e dare dei comandi è quello di fare una scelta su un menu di immagini. Questo è il modo più. Vedo le immagini, decido qual è, non devo scrivere un comando con una sintassi precisa, se no me lo rifiuto. Se uno,
scelta su un'immagine, su una delle alternative, il modo più immediato, più semplice di dare i comandi alla macchina. Qui c'era già la 65. Cioè, questo mi sembra un singolare argomento. La macchina è piccola, quindi era... Grazie mille, io vi ricordo solamente una cosa, la storia della B101 è raccontata benissimo in un documentario di History Channel che trovate su YouTube, che è veramente fatto molto bene. Gastone Garziera sarà domani al TEDx di Lecce e racconterà ovviamente in 12-18 minuti la storia. Se avete i biglietti potete andarla a vedere, il resto sono esauriti i biglietti.